25 anni fa ci lasciava Fabrizio De André, cantautore inarrivabile nella sua vita fra Genova e la Sardegna, ha cantato le storie degli ultimi. Laura Gialli. Quando attraverserà. Se n'è andato in una notte d'inverno, come aveva cantato Fabrizio De André a Milano l'11 gennaio 1999, lasciando dietro di sé una scia di note, versi, tanti quelli composti in 40 anni di carriera. Cantori degli ultimi lo definivano, ma lui, genovese di nascita e di animo, così si raccontava. Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scriverle due categorie di persone, i poeti e i cretini. E quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore. Non si è mai considerato un uomo di spettacolo, De André centellinava apparizioni e concerti. Aveva rispetto per la musica e il pubblico, a cui con struggente realismo narrava ingiustizie e ipocrisie, dando una visione altra di un quotidiano abitato dalla morte e illuminato dalla costante speranza di amore. Amore che fuggi, da me tornerai.